Ciao ragazze, scusate la faccia, siamo svegli da stamattina prestissimo. Se sentite delle voci perché non siamo soli in questo mondo e quindi nulla, mi sono chiusa in una stanza della casa, della nuova casa. Bene sì, non vi ho detto, sono nella nuova casa. E vedete, sono tipo su una sediolina, quella è la busta della spesa. Sono su questa sediolina arancione, che sono le sedioline e il tavolino che avevamo fuori al balcone della casa vecchia e l'abbiamo portate qui per mangiare, per riposarci ogni tanto. Quindi sono chiusa qui dentro, nascosta. Nulla, da stamattina stiamo pitturando il salone. Il salone è molto grande, quindi va fatto prima il soffitto, poi le pareti, ci siamo quasi comunque. Perché dovete sapere che il salone rispetto alle altre camere è bianco. Scusate se c'è confusione perché ci sono altre persone, poi ci sono tutte le finestre aperte per far passare aria, quindi c'è un casino, vabbè. Ovviamente siamo a Roma, quindi c'è il casino. E vi dicevo, tutte le stanze sono bianche, già hanno le pareti bianche, però noi vogliamo ripitturarle, vedete? Non sono messe male, però per pulizia. Invece il salone, che è poi una stanza gigantesca, praticamente metà casa, era giallo, le pareti erano gialline chiare e quindi è un po' più difficile che la pittura bianca prenda sul salone. Poi non so, forse magari più là faremo una parete soltanto di un altro colore, vedremo. Per ora facciamo tutto bianco. Vi ho detto, visto che il soffitto era giallo, ci vuole un po' più di tempo per insomma avere un risultato abbastanza sufficiente. Non ho avuto il tempo neanche di mettermi lo smalto, ragazze, c'è un eco esagerato in casa perché praticamente è vuota, perché ci vogliono ancora una ventina di giorni per arrivare alla cucina. Intanto stiamo facendo un po' dei piccoli lavori di ristrutturazione, ma non tantissimi, giusto quello che serve, ecco, perché poi vogliamo entrare in casa, poi magari più là tra 10 anni avremo proprio una casa stupenda. Per ora vogliamo fare il minimo indispensabile, quello che serve, che ci piace per essere vivibile, pulita. Prima che arrivi la cucina facciamo queste cosine. Comunque prima sono andata al supermercato che c'è qui vicino alla nuova casa. Ho comprato tante cose buone, soprattutto per David, che poverino sta stanchissimo già, siamo da stamattina presto, e quindi insomma gli ho fatto delle sorpresine e ho comprato qualcosa di buono. Vi mostro cosa ho comprato e poi dopo, se da solo, vi mostro il risultato parziale del salone e lui che pittura. Da casa ho portato l'acqua e lo Scottex. Comunque, prima volevo fare la brava, quindi light fit, ho preso una bella insalata, ricetta pugliese alla pugliese, quindi ci sono dei tarallini, all'olio extravergine di oliva, le olive, questi penso che siano dei pomodori essiccati, e poi l'insalata, e all'interno c'è anche la forchetta, il condimento. L'insalata comunque l'ho presa per mangiare un po' di verdura. Ho preso questi panini al latte morbidi, a me piacciono un sacco, e ho preso lo speck. Volevo prendere anche formaggio, ma non c'era già affettato, c'era troppa fila per salumiere, quindi ho preso questo già imbustato e vabbè. Poi ho preso queste tortilla al formaggio che piacciono un sacco a David, e poi ho preso le pizze, questa con le patate, questa con la mozzarella tipo margherita, mi piace molto perché è sottile e questa poi è super croccante, a me piacciono un sacco le pizze sottili e croccanti. Ho comprato pure l'insalata, quindi sono light. Facciamo vedere lo scempio che ho creato. Non fa per me, ma non è tanto il fatto l'abilità, è che in bianco sul nero se nota troppo. Ma che senti? Mi sporco troppo facilmente. Questo è il soffitto, ve lo faccio vedere così perché mi ricordo di quello che ho fatto. Il risultato, ma non sei un pittore. Comunque vedete, il soffitto era proprio giallo, invece la parete è tipo rosino, quindi perciò la pittura non riesce a coprire bene la pittura bianca. Dai, sei bravo. Sono disperato. Però in ogni modo si va avanti, si procede. Avete visto che cotonfiore che ho? Le orecchie. Che orecchie grandi che hai. Comunque era la macchia di Leopoldo. Di Leopoldo. La macchia di Leopoldo. Questo soffitto, te lo dico io, senti a me, all'esperto, verrà bellissimo. Lei voleva l'effetto a macchia di leopardo? No! Mi scusi, lei però questo mi aveva chiesto. E allora io adesso ho fatto tutta questa fatica per lasciare le cazze di vernice qua e là, per niente. Basta, io me ne vado, anzi mi giù fuori la cornice. In ogni modo, si fa quel che si può. Ragazzi, stiamo tornando a casa nostra. No, dobbiamo passare a casa di mia mamma. Ah, eh sì, infatti. Ci sei dimenticata, non ti ricordi manco più. Siamo molto stanchi, è vero? Soprattutto David. Ebbene sì, sono provato dopo la seconda sessione di lavori in casa. Ripeto,
Ringrazio il cielo di non essere nato muratore. Mamma mia, o comunque in bianchino. Infatti, siamo in questo momento in bianchino più che muratore. Non giudicate, insomma, il nostro lavoro, il lavoro da principianti, insomma, però ci abbiamo messo tutto l'impegno sulla studente che aveva. Dici nei prossimi video. Sì, quando comunque ora che vedranno il risultato finale del salone. Non so, giudicateci. Se no scagliateci pure le pietre contro, ma non giudicateci. David voleva fare anche una parete colorata, poi abbiamo visto la fatica che ci vuole, insomma. Ci abbiamo ripensato. No, ripensato non farò, perché io la voglio una parete colorata, però la faremo fare a qualcun altro. Mamma mia, io mi guardo in questa fotocamera e mi vedo proprio uno zombie che cammina, che parla. Sì, ebbene sì. Niente, ancora non abbiamo terminato i lavori, ogni volta che ci mettiamo mani sopra ci vengono in mente idee, cose. Ci sono tante cose da fare. Sì, piccole idee, interventi che magari potrebbero personalizzare ancora di più la nostra casa. Però ovviamente tutto questo è sempre legato al fatto che abbiamo i tempi strettissimi per la consegna dei mobili, quindi. Ci dobbiamo velocizzare. Tra l'altro la luce, la corrente elettrica ancora non c'è in casa, ancora non ce l'hanno attivata. Quindi praticamente durante la settimana, lavorando di giorno, non possiamo venire poi a fare i lavori la sera. Io dico. E quindi possiamo venire solo durante il weekend. Speriamo che la prossima settimana ci attivino la luce, così possiamo venire anche durante la settimana. Per enfatizzare la frase, ripeterò tutte le tue parole. Tutte le mie parole finali. Finali. Come devo fare, ragazzi? La stanchezza, tanto sono ipnotizzato da questo. Pensa se è un televisore questa cosa che c'è. Sì, c'è una macchina davanti a noi con un cartonato gigantesco sopra. Fate conto. Secondo che me è il doppio. No. È un SUV? No, secondo me è un divano. Sì, per forza, per essere così grande. Oddio, pure noi dobbiamo portarci il divano nella nuova casa. Perché praticamente gli unici mobili che dobbiamo portarci nella nuova casa sono il divano e il tavolo. Quindi dovremmo fare anche noi sta cosa. Dobbiamo farci portabagagli per la macchina, così ci portiamo tutti i mobili, cioè quei pochi mobili nella nuova casa. Oggi per la prima volta ho messo il giacchetto di Ecopelle, perché finalmente è iniziata la primavera. Fa caldissimo anche col giacchetto comunque. David invece ha messo un impermeabile verde. Da pervertito. Sì, perché il suo secondo lavoro è questo, ragazzi. Domani faccio vedere, perché io nella casa ho delle scarpe vecchie dell'Adidas, sapete, quelle bianche classiche. David praticamente me l'ha ripitturate. L'ha pitturata tutta la punta con la pittura, ragazze. Ora domani vedremo il risultato finale anche delle scarpe. Vedremo, perché è un buon metodo. Se avete delle scarpe vecchie, invece di lavarle in lavatrice, pitturatele, saranno completamente nuove. Scherzo, ovviamente. Mi è venuto questo colpo di genio. Sì. No, in realtà è che mi annoiavo, quindi ho detto, sai che faccio? Ora faccio un dispetto a Nancy e pitto le scarpe. David, si è anche pitturato il naso di bianco prima. Sì, io mi sono pitturato. Io l'ho pitturato io. Per dispetto che lui mi aveva pitturato le scarpe, io gli ho pitturato il naso. Sembra giusto, no? Poi soprattutto la persona che cromaticamente col bianco ci azzecca proprio. Però non hanno ripreso, perché era uno spettacolo troppo ridicolo. Che toniero con il naso bianco. Un panda. Un panda, sì, è vero, un panda sembravi. Un po' sfiacco. Fiacco, no, sfiacco. Che è sfiacco? Non ce la faccio, oggi non riesco neanche a parlare. Invento un lessico tutto mio. Ragazze, io sono pronta per uscire. Ho messo lo smalto rosso scuro. L'ultima volta avevo messo quello nude della Sien, quindi per cambiare ho messo questo rosso scuro. Mi piace, uno dei miei preferiti. David, sono arrivato il disturbatore pazzo. David si sta preparando. Prendete le mie nudità. No, lui stava guardando le moto. Certo. E quindi intanto io invece mi sono preparata, ho fatto lo shampoo, sono tornata di nuovo con i miei capelli ricci ribelli da Leonissa. Mi sono riposata e rilassata, prendendomi cura di me stessa. Invece tu ti sei visto le moto, giustamente. Insomma, visto, cioè tutto, mi sono ritrovato che da che stavo a guardare stavo bello tutto imbacuccato, addormentato sotto i cuscini. Una pila di cuscini, però vabbè. Ci voleva un po' di riposo, anche perché domani ci ritocca. Comunque io sono pronta, perché stiamo per uscire, andremo a mangiare il sushi, una cenetta romantica. Sushi. Però non avete visto Nancy con la tutona, quella da pittore. A un certo punto ho aiutato anch'io. Insomma, a me però mi andava leggermente grande. E quindi non posso inquadrarti, cretino. Mi andava leggermente grande e praticamente mi andava sotto i piedi la tuta.
David mi prendeva in giro perché era gigante. Mi faceva troppo ridere. Sembrava un piccolo Teletubbies che cercava di impugnare un pennello e di vincere casa. Essendo un po' bassina, un poco, mi andava troppo lunga. Comunque niente, ho lasciato i capelli ondulati miei. Sono molto gonfi e ribelli. Io li preferisco lisci, mi spiace. Che stilicci, non so, mi sembra che sto scombinata. Io preferisco così scombinata. Lei preferisce. Un po' pazzerella. Un po' pazzerella. Un po' selvaggia. Un po' capricciosa. Un po' capricciosa. Un po' margherito. Spero che sta camicia mi entri perché ho messo su dei pettorali, signore. Da quando stiamo andando in palestra si casa da solo che ha fatto il fisico. Bicipiti, pettorali, ragazzi. Sì. È un muscolo vivente. Un mollusco vivente. Che andiamo con la moto o con la macchina? Fa freddo ma non freddissimo, possiamo andare pure con la moto. Fa freddo ma non freddissimo. Vabbè, io direi che possiamo andare. Sì, perché poi tra l'altro non abbiamo nemmeno prenotato. Però questo non è lo you can eat, è il sushi classico, insomma. Quindi non penso che sarà affollato. Tiè, vai così. Che dici? Beccate sto manzo, ben cotto. Pronto? Pronti per uscire, anche se vorremmo andare a dormire. Ma oggi, insomma, Madonna, quanto profumo ti sei messa? Ma una spruzzatina. Volevo solo farvi un piccolo aggiornamento sulle serie TV su Netflix. Stiamo guardando D.O.A. Tu la stai guardando? A me piace molto. E ho convinto David a guardarla. Ho spiegato un po' perché lui la prima stagione non l'aveva vista. Quindi gli ho spiegato io, figuratevi che ha capito. La prima stagione che... Cioè, D.O.A. se l'avete visto sapete che è molto complicata. E insomma è una trama molto complessa. Perché è una serie TV molto misteriosa. Fantasy, fantascienza, insomma, quindi... Fantascienza? Sì, uffa, non mi prendere in giro. E la seconda stagione è ancora peggio e quindi ce la stiamo guardando. A me piace, anche se è molto cervellone. Io faccio finta di capire. Sì. Io faccio finta di seguire, però in realtà non ci sto capendo niente. Però dai, se volete vedere una cosa particolare ve la consiglio. E poi invece ieri è iniziata la nuova stagione di Santa Clarita Diet. Questa è stupenda, ragazzi. Se vi piacciono le serie TV comiche però anche un po' splatter e horror, ve la consiglio perché è molto carina. Racconta di una famiglia molto particolare in cui la moglie è una cannibale. Quindi è molto carina come serie TV, molto comica, mi piace. David non la vede invece, la guardo solo io. Lui vuole vedere solo Sons of Anarchy, si è fissato. Quindi me la guardo da sola. Perché... No, in realtà è partita proprio una protesta. Sì, una protesta, allora, ragazzi. Aspettate, questa la devo rendere ufficiale. È diventato ufficiale, ragazzi. Io sono in protesta. Nancy, ma non seguirò più le serie di Nancy fin quando Nancy non si vedrà Sons of Anarchy come aveva Sons of Anarchy come aveva promesso. Ciuffo di piano. Che è partita un'onda così. No, vabbè, però Dio te lo stai guardando. Sì, ti sì. Piace? Devo dire che mi piace molto. No, bello. Vabbè, che mi frega a me. Il regista ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto la fotografia è stata perfetta. Poi stupendo, ho visto il trailer di Stranger Things. Non vedo l'ora, però inizia in estate, quindi c'è un po' di tempo. Siamo in sciopero. Nancy deve vedere Sons of allora Anarchy. Ad aprile inizia il Trono di Spade. Quindi quella te la guardi insieme a me oppure no? Ok, allora innanzitutto è la mia serie TV che tu stai iniziando a vedere e ti è piaciuta. Quindi quella resta la mia serie TV. Vabbè sì, perché lui mi ha fatto vedere tutte le stagioni. E nulla, però l'abbiamo viste tipo l'anno scorso. Stranamente lei solitamente cose fantasy in questo non mi piacciono, invece fantascientifiche sì, ma fantasy no. Non è proprio il suo genere. E invece questa l'ha presa. Sì, mi piace. È piaciuto. Dobbiamo vedere insieme però ad aprile l'ultima stagione. Ci tocca, mi dispiace, dobbiamo vedere chi conquisterà il Trono di Spade. Ovvio io. Siamo stanchi, però usciamo, facciamo la movida. Ci tocca. Che dico quasi? È completamente riuscita. Mamma mia, che faticata. Queste sono le mie scarpe nuove. Pitturate. Ragazzi, mentre stavamo parlando, si è scaricata la batteria proprio nel momento in cui arrivava David tutto sporco di pittura. Anche la fotocamera
insomma, si è rifiutato di riprendere. Eccola qua. Prendere giustizia. Questa è un'ingiustizia. Hai comunque, come spiccano i miei denti gialli sulla parete bianca? No, ma bianca. Poi non ho notato che c'è la pittura pure sul pizzetto. Ritorno, sì, dai, nell'oblio. Ho quasi terminato, ormai si tratta proprio di piccoli ritocchi ed è soltanto l'inizio. E infatti poi ci aspettano altre stanze. Comunque nei prossimi vlog vi aggiorneremo su tutti i cambiamenti e lavori in corso nella casa, perché saranno infiniti. Non verremo mai qui. Non ce la faccio più evitare. Guardate, ho la pittura anche sull'unghia. È un nuovo smalto, fatelo anche voi. Mettetevi prima lo smalto e poi sporcatevi di pittura.